Nell'analisi dell'accoglienza turistica a Savona, che è stata sviluppata la scorsa settimana in provincia, sono stati affrontati, oltre agli altri, due importanti argomenti: la concorrenza e le crociere della costa, che nella città della Torretta continua ad avere uno dei suoi accosti privilegiati. Oggi ci sono mete che ormai da tempo ci fanno concorrenza, ci fanno una concorrenza spietata sul prezzo, e dato che noi sul prezzo non possiamo competere, dobbiamo competere sulla qualità, sugli standard che noi dobbiamo garantire, su ciò che una volta che un cliente arriva qui deve trovare. Siamo comunque la provincia delle 10 bandiere blu, siamo la provincia più certificata d'Italia, siamo la provincia all'interno della quale ci sono investimenti in controtendenza nel mondo degli alberghi. Devo dire, si è trovato in questi ultimi periodi una grossa coesione con Camera di Commercio e Comune per l'accoglienza. Credo che con Commercio, che con noi fin dalla prima nave, perché ricordo che nel 96 con la prima nave avevamo gli amici di Concommercio, allora ci credevano ancora in pochi alle crociere a Savona, direi ci è stata vicina a tutto questo periodo. E mi fa particolarmente piacere anche che abbiano voluto fare questo focus, perché le polemiche sui negozi, sui commercianti, su quello che lasciano i passeggeri sulla città si trascinano da parecchio tempo. Credo che i dati che verranno poi resi pubblici abbastanza presto vi dimostreranno quanto invece siano importanti anche per il tessuto economico locale. È stato dato un braccialetto GPS a molti di questi escursionisti. Quindi abbiamo avuto modo di poter capire in città quali erano i percorsi che facevano. La realtà delle crociere su Savona ormai è consolidata, la settimana prossima, credo il giorno 3 o quella dopo ancora, sarà una conferenza stampa insieme a Costa Crociera in cui, come è giusto che sia, loro vi diranno quali sono i loro progetti su Savona. Vi posso anticipare solo che sono progetti di crescita. La gente a domanda diretta, vi piace questa città? Direi che l'80% o forse il 90%, qualcuno mi dice di più, è rimasta entusiasta. È rimasta entusiasta proprio perché da nessuna parte le navi entrano in città come via Paleocco.